per questo giocatore. In quella zona è casa sua, sa quando arriva la palla, sa come calciare. Magra, da rivedere proprio il Sharawi che tiene palla. C'è già l'inserimento di Nainggolan, il controllo non ottimale di Silvestri. Allora Nainggolan non si fa pregare due volte, al volo di destro vola Puggioni, non arriva, è il primo gol in Coppa Italia di Raja Nainggolan. Solo il cross intanto per Dzeko, colpo di testa di Silvestri, poi pallone allontanato per un attimo da Juricic e il Sharawi. Dentro per Dzeko, area di rigore, Dzeko! 2-0 Roma, 2 minuti esatti nella ripresa, raddoppio. Tanti vede molto bene la porta, qua vediamo il recupero palla subito. El Sharawi, Dzeko che parte in posizione regolare, si gira, conclude con il sinistro sull'uscita di Puggioni e dopo aver segnato in campionato 13 gol in Europa League, 5. Mette il proprio timbro anche in Coppa Italia Edin Dzeko per il 2-0 della Roma, Tumbarello. E Spalletti. Dzeko per El Sharawi che resiste. El Sharawi prova il pallonetto. 3-0. Serata di gol capolavoro. Pennellata, una capolavoro di Stefano El Sharawi al 16esimo. 30 secondi prima la Roma aveva rischiato il 2-1. Poi c'è la palla. Che pallone di Dzeko. Che apertura di Dzeko. 40 metri. El Sharawi che resiste. E poi il pallonetto. Fuori dai pali Puggioni. Ci ha provato il portiere sampdoriano, ha sfiorato soltanto. Roma 3, Sampdoria 0, allora adesso i cambi. Eccoli qua i cambi, esce Budimir. Palla, vedi che Nainggolan già vede che Perotti punta l'uomo, si porta verso dentro l'area di rigore, la chiama. Posizione regolare di Nainggolan. La chiama, lui si butta tra i due difensori centrali, anticipa il portiere. 3 minuti di recupero che cominciano in questo momento ed è veramente una partita che alla fine si è rivelata fin troppo. Palla, vedi che Nainggolan già vede che Perotti punta l'uomo, si porta verso dentro l'area di rigore, la chiama. Posizione regolare di Nainggolan. La chiama, lui si butta tra i due difensori centrali, anticipa il portiere. 3 minuti di recupero che cominciano in questo momento ed è veramente una partita che alla fine